Sì. La mostra che aprirà fra pochi giorni qui nel mio studio è una mostra dedicata al mio archivio, che raccoglie progetti, idee, opere realizzate dagli anni Ottanta ad oggi. È il mio archivio, ma è anche in un certo senso l'archivio di una generazione. E quindi quello che mostreremo, spero, sarà interessante non solo riguardo al mio percorso di lavoro, ma anche sarà una sorta di mostra dedicata appunto a questa mia generazione, che più volte ho definito una microgenerazione. Col titolo di questa mostra, RVD ed FVD, ho voluto proprio sottolineare l'idea di un archivio che non guardi solo al passato, ma sia guardi anche al futuro, in una sorta di flusso in cui passato, presente e futuro siano tutt'uno. E naturalmente il termine origina da una memoria infantile, quando si schiacciavano dei bottoni sui registratori a cassette, magari per andare indietro o avanti alla ricerca di un brano, e così ho voluto fare anche qui. Ho immaginato delle strutture, dei tavoli, delle teche e anche una piccola sala cinema, dove appunto è possibile in un certo senso schiacciare un tasto e andare verso il passato, allo stesso tempo schiacciando un altro e andare verso il futuro. Queste strutture appunto ospiteranno disegni, immagini, fotografie che riguardano lavori fatti, lavori in corso e lavori solo ancora immaginati. Fa riferimento a un progetto più ampio che si intitola I pesci non portano fucili. Ci sarà una mostra antologica al Macro di Roma ad aprile, un convegno al Maxi in collaborazione con la rivista Domus sul rapporto fra arte e architettura, fra il mio lavoro e l'architettura. E questo titolo, I pesci non portano fucili, è tratto dall'ultimo libro di Philip Dick, La divina invasione, e riporta alla mente una sorta di cristianesimo psichedelico, disarmato. Allude anche, per quanto mi riguarda, alla necessità di vivere dentro una città in maniera, come dicevo prima, disarmata, aperta agli altri, e col desiderio di aggirare quegli ostacoli che si creano in continuazione, che impediscono alle persone, alle istituzioni a volte, di collaborare fra di loro, di comprendersi, di proporre qualcosa insieme.